Gli assessorati alle pari opportunità e alla pubblica istruzione si sono fatti promotori di questa importante giornata di sensibilizzazione che ha visto unite le scuole del territorio insieme per dire basta ai femminicidi. Era un'occasione troppo speciale per poter passare inosservato, soprattutto quest'anno. La donna al centro della nostra attenzione, al centro del mio assessorato, al centro dell'interesse di una comunità che ha pianto donne morte per mani di uomini che avrebbero dovuto accarezzarle, invece sono diventati loro carnefici. Di fronte a questa realtà dura, nuda e cruda, l'amministrazione non poteva rimanere in silenzio, era giusto dare un segnale. Il segnale doveva partire necessariamente dalle giovani generazioni e dall'educazione che va posta in essere già dai primi anni di vita. Dobbiamo educare forse più gli uomini al rispetto verso le donne, perché sono percentualmente un numero sconsiderevole quello degli uomini che uccidono queste donne, amanti, mogli, figlie, sorelle, compagne, donne che non si aspettavano mai di essere tradite in questo modo. È una rivoluzione culturale che deve partire dalla base, quindi il mio impegno è massimo e parte e torna sempre alle scuole. In questo momento già ha dei dirigenti scolastici che sono veramente all'altezza del loro ruolo e hanno accolto con gioia e con brio l'adesione a questa manifestazione. Il numero enorme di giovani che hanno partecipato e questo gesto simbolico del dono di un fiore da parte di un ragazzo verso una ragazza, la dice lunga. Io spero che questo sia un seme che abbiamo oggi piantato per avere domani sempre una realtà migliore. Domani verranno commemorate le vittime del femminicidio, le tantissime vittime di femminicidio, sia a livello nazionale che a livello locale, con un momento di riflessione e commemorazione davanti al monumento simbolo la panchina rossa. Sì, anche quello è diventato un momento ormai un appuntamento fisso perché quella panchina rossa che io ho voluto fortemente, una posizione visibile, quale che quella panchina prospiciente Villa Margherita, che verrà e viene guardata tutti i giorni dell'anno, verrà particolarmente impreziosita domani da alcuni lavori che sono dei lavori. Espressione sempre dei ragazzi, fatti di arte effimera, come per dire che tutto è effimero, anche questi passaggi per poter riflettere su questo tema così grave. Però non dobbiamo dimenticarci tutti i giorni che la nostra mission è quella di educare e di fortificare gli animi di questi ragazzi, perché non basta per i genitori, non voglio buttare, diciamo, come dire, una colpa nei confronti delle famiglie, però le famiglie molto spesso ce l'hanno questa colpa, perché si interessano di più affinché il figlio sia il primo della classe, ma non che sia un figlio rispettoso, un uomo completo, e un uomo completo non può non essere che quello che rispetta la donna che ha accanto.